Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione a cura della redazione di Italia 7 dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana, il quale si è riunito in seduta solenne il 30 novembre per la festa della Toscana. Nello scenario del cinema la Compagnia di Firenze e il Consiglio regionale si è riunito in seduta solenne per celebrare la festa della Toscana, istituita per ricordare la firma del Codice Leopoldino con il quale nel 1786 il Granducato di Toscana, primo Stato al mondo, abolì la pena di morte. Filo conduttore delle celebrazioni del 2021, dall'abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d'odio, la Toscana, terra dei diritti. Presenti in sala oltre 40 gonfaloni di comuni della Toscana, i cui sindaci hanno ricevuto in dono la bandiera della regione. Quegli stessi comuni, insieme a un altro centinaio, hanno illuminato i palazzi del proprio territorio con i colori bianco e rosso del gonfalone e della bandiera della regione toscana. Ad aprire la seduta solenne di fronte ad una platea di rappresentanti istituzionali, politici, militari e religiosi, tra i quali anche Luca Pastorino, segretario dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, è stato il messaggio audio inviato dalla senatrice a vita Liliana Segre. Questa sia una sfida per tutti, per la politica, no? Perché festa della Toscana tradotta con le giuste parole del Presidente vuol dire innanzitutto una sfida che parte dalle comunità ad usare un linguaggio giusto per veicolare temi che molto spesso anche chi fa politica come me pensa che siano scontati, no? Nei messaggi che lanciamo, nelle manifestazioni che facciamo, quindi partire anche dalla piccola comunità come la mia e diciamo oggi rappresentate da tutti i sindaci della Toscana, insomma quanto di meglio si possa fare. Poi io provo sempre a fare esercizio su me stesso, parlando per dire con mio figlio che ha 19 anni, che faccio fatica sempre a interpretare un po' per quello che vuole fare, per quelle sono le sue aspettative. Io credo che trovare il modo giusto, le parole giuste per veicolare i messaggi su valori fondamentali, messaggi però che arrivino fino alla fine, fino al nostro interlocutore, in questo caso nuove generazioni, sia quanto di più importante dobbiamo fare. Tracciare una linea dall'abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d'odio significa, ha detto la senatrice, porre nella giusta prospettiva storica, giuridica e culturale un tema decisivo come quello dei diritti umani. La senatrice ha ricordato che anche dai lavori della Commissione monocamerale straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo ed antisemitismo del Senato, da lei presieduta, emergono le implicazioni sociali e culturali del fenomeno hate speech, che investe il sistema dell'informazione e le politiche della formazione, la scuola, l'università, la qualità stessa delle relazioni interpersonali. Riprendendo le conclusioni della senatrice, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha sottolineato che la linea che va dall'abolizione della pena di morte agli hate speech è ancora molto lunga. Questa è la festa di tutte le cittadine e tutti i cittadini della Toscana. Non vuole essere una ricorrenza per ricordare per quanto la Toscana è stata all'avanguardia nel mondo, abolendo per prima nel 1786 con Pietro Leopoldo la pena di morte. E non vogliamo fare solo questo, perché basta leggere i dati di Amnesty, ci dice ancora che metà dei paesi al mondo non hanno abolito la pena di morte, ma oggi vogliamo mandare un messaggio specialmente alle ragazze e ragazzi più giovani: non siate mai indifferenti. La Toscana ha scelto sempre di stare dalla parte giusta della storia e noi dobbiamo continuare a fare lo stesso, portando con forza il tema dei diritti al centro della nostra azione. Alle ragazze e ragazzi dico che oggi è un po' un passaggio di testimone. Un passaggio di testimone in cui trasferiamo quelli che sono i nostri valori. La Toscana è terra di diritti, è terra di accoglienza. La Toscana vuole essere all'avanguardia anche nella lotta ai linguaggi d'odio, per questo abbiamo legato le due cose. Ai ragazzi più giovani, alle ragazze, dico di non voltarsi mai dall'altra parte se un loro coetaneo è molestato in rete oppure dal vivo. Avete visto cosa è successo alla vostra collega Greta qualche giorno fa. E questo è solo un caso piccolo rispetto alla violenza che ogni giorno tante donne e tanti uomini ancora subiscono. A tutti i sindaci, su proposta del vicepresidente Marco Casucci, è stata donata la bandiera della Toscana perché nel Pegaso si riconoscono i valori fondanti della nostra storia. Cominciamo con il ricordare la storia, una bella storia. 30 novembre 1786 siamo stati il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte. Occorre continuare in modo serio, autorevole, la battaglia per i diritti.
contro tutte le forme di odio, anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione, nei social. Occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni, ma quello che mi sento di dire in particolare oggi è che ancora in un periodo delicato quale quello presente, però vediamo arrivare i sindaci e i loro delegati da tutta la Toscana, e questo è un gran bel segnale. Sono contento di aver dato un contributo in questo senso, perché soltanto con l'unitarietà, ma anche con le idee chiare, con lo spirito di autonomia e di dare forza ai territori, possiamo davvero ripartire come Toscana. 30 novembre è una giornata importante per noi toscani, è la festa della nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, la capacità che abbiamo avuto nei secoli di dimostrare al mondo quelli che sono i valori dell'uomo, i valori del rispetto degli altri, la non violenza, il fatto di rispondere alla violenza senza rispondere con nuova violenza, l'abolizione della pena di morte che oggi attualizzata dimostra quanto la Toscana può fare tanto come ruolo istituzionale, insieme ai sindaci che ringrazio per la loro presenza, con tutte le istituzioni, e credo che questa sia una giornata importante che deve dimostrare quanto la Toscana nei propri valori può credere può testimoniare ed essere in grado di innovare. Siamo stati in grado di cambiare nel 1786, dobbiamo essere in grado di cambiare oggi, perché ci sono nuove forme di violenza che sono verbali, non verbali, sono mentali, nei comportamenti, negli atteggiamenti, sono sui social, sono in tanti meandri della società. A noi il compito di andare a redimere le persone, a denunciare le violenze, ma essere in grado anche di innovare in termini di tutela dei diritti, garantendo i doveri. Sì, io ringrazio l'Ufficio di Presidenza della Regione Toscana per aver deciso quest'anno di dedicare la festa della Regione proprio all'hate speech, ai discorsi d'odio. Chi fa politica ci è abituato ad avere anche persone che ti insultano, che usano vocaboli non consoni sui social, ma vedete, in realtà noi dobbiamo fare un'operazione che è un'operazione culturale. Noi dobbiamo raccontare, partendo dai bambini e delle bambine delle scuole, partendo dai giovani, dai giovanissimi, da chi utilizza più di altri la rete, i social, e spiegare che in un social network si sta come si sta in un bar, come si sta in un ristorante, come si sta su un autobus, come si sta a un teatro. E siccome poi, per fortuna, nel mondo reale molti di quelli che magari quando sono dietro a una tastiera utilizzano certi tipi di linguaggio non avrebbero mai il coraggio di utilizzarli, per fortuna, di fronte alle persone che hanno davanti, allora va spiegato semplicemente questo, che sui social si vive come si vive nella società, e la Toscana, che è terra da sempre di diritti e anche di rispetto, perché io oggi credo che la Toscana debba fare della parola orgoglio una propria bandiera. La Toscana deve essere orgogliosa di quello che è. Oggi è la festa di tutti i cittadini e le cittadine della Toscana, di chi ha scelto di vivere nella nostra regione, di chi è nato nella nostra regione e ha l'orgoglio di vivere nella regione più bella del mondo. Ma c'è anche un altro tipo d'orgoglio, quello di essere orgogliosi di essere stata la prima regione che ha abolito la pena, il primo Stato, perché all'epoca il Granducato di Toscana era uno Stato, il primo Stato al mondo che ha abolito la pena di morte, e oggi è la regione che più di ogni altra può andare fiera di essere terra di tutti. Io credo che quando si parla di violenza sia fondamentale far capire a tutti che la violenza non è soltanto fisica, ma che quella psicologica, quella, una violenza sociale delle volte che si esercita anche sui social e non soltanto di persona, può essere ancora più dannosa, proprio perché appunto è strisciante e tocca tutti quanti. E la Toscana in questo deve essere tra le prime a richiamare l'attenzione dei diritti, anche il diritto a una vita priva, lontana dalle violenze e di ogni tipo. Abbiamo assistito anche in questi giorni a episodi inaccettabili anche di violenza nei confronti di una giornalista, ma in realtà la violenza è presente nella nostra vita di tutti i giorni, e quindi oggi festeggiare la festa della Toscana significa anche fare memoria delle nostre radici, fare memoria di quel periodo nell'epoca dell'illuminismo in cui la Toscana, prima ancora che Beccaria pubblicasse dei delitti e delle pene, aveva deciso che la pena di morte era una misura contro la persona e contro la morale, contro tutti i valori per cui ancora oggi la Toscana deve continuare a battersi. Un ricordo poi alla storia di due ragazzi, Giulio Regeni e Patrick Zacchi,
La morte dell'uno, che chiede ancora verità e giustizia, e l'ingiusta prolungata detenzione dell'altro rappresentano la negazione di quei diritti fondamentali che richiamava la senatrice Segre, e lo stesso vale per quelle quasi 500 persone che ufficialmente sono state giustiziate nel 2020. Prima dell'appuntamento istituzionale, la giornata era iniziata da Cascina, al cimitero dove riposa un condannato a morte americano. Gregory Summers riposa qui, a Cascina, in provincia di Pisa. La sua storia 20 anni fa fece il giro del mondo, quando il detenuto, accusato di aver commissionato l'omicidio dei propri genitori adottivi, ma dichiarandosi sempre innocente, venne sepolto in Toscana, come ultimo desiderio espresso dal condannato a morte. La motivazione era semplice: il Granducato era stato il primo stato al mondo ad abolire la pena capitale. Era il 30 novembre 1786. Questa storia nasce nelle aule di una scuola, di un istituto comprensivo, per cui è anche un messaggio che arriva dai ragazzi agli adulti. Getta un ponte fra la firma di Pietro Leopoldo e l'oggi. Fu giustiziato in Texas nel 2006, ebbe un lungo scambio epistolare con i ragazzi della scuola media di Navacchio, grazie ad una professoressa che raccontò la storia di questo carcerato che stava per essere condannato a morte. E il messaggio che oggi vogliamo mandare di qui è che non ci può essere giustizia lì dove c'è violenza. L'edizione 2021 ha avuto come filo conduttore la battaglia contro l'hate speech, i discorsi d'odio che troppo spesso inondano social e web. Pensiamo per esempio a quello che è stato il videomessaggio di qualche mese fa di Beppe Grillo per difendere suo figlio. È stata l'apoteosi della violenza contro le donne, fatta da un comico, da un intellettuale, da un personaggio della politica. Questo sta a significare come appunto dobbiamo intervenire sulla cultura, sulla scuola, e allora è necessario, secondo me, che le scuole inizino davvero con una educazione dei sentimenti, perché questo è il tema. Insediamento per il Parlamento degli studenti, che ha eletto il suo nuovo presidente. Si è insediata nel Palazzo del Pegaso, presieduto da Cristina Giachi, il Parlamento degli studenti. 60 giovani degli istituti secondari di secondo grado della regione, parlamentari in erba, rimarranno in carica per 2 anni. Da 21 anni in Toscana ha sede questa realtà, e io ho detto loro che loro non sono i cittadini di domani, devono sentirsi cittadini e cittadine di oggi, perché il loro punto di vista è indispensabile per comprendere la realtà complessa che tutti noi insieme abitiamo. La dimensione assembleare ci insegna che ascoltare tutte le opinioni, anche quelle molto diverse dalle nostre, anche quelle che avversiamo, è fondamentale, perché la complessità del mondo richiede davvero l'intelligenza di tutti. È un'emozione, perché ci si trova a rappresentare tutti gli studenti della Toscana, specificatamente quelli della propria provincia, ma comunque facendo parte del Parlamento regionale si rappresentano tutti, e quindi è una responsabilità immensa, ma anche un piacere poter essere qui a rappresentare tutti i miei coetanei. È fatto l'augurio soprattutto di un confronto aperto. Confronto aperto vuol dire far sì che tutte le idee nel Consiglio vengano fuori, idee anche le più distanti, le più diverse, dove però si può discutere e si può creare un rapporto di confronto importante. Mauro Ciocir, neo eletto presidente del Parlamento degli studenti, un onore ma anche una grossa responsabilità. Sì, questi 60 parlamentari rappresenteranno tutti quei 171.000 studenti di scuola secondaria di secondo livello, quindi è una molteplicità di voci che ogni singolo parlamentare deve ascoltare, deve riportare nella nostra istituzione e deve anche poter conciliare, perché naturalmente 171.000 voci non grideranno sempre in coro la stessa cosa, quindi si dovrà trovare una conciliazione, una sintesi tra quelli che sono i problemi, la grande varietà di quella che è l'esperienza della vita degli studenti. Un bello impegno che vi riserverà, insomma, una volta al mese qui nella sala del Pegaso, nel Parlamento, e quindi un buon lavoro. Grazie mille. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione sulle attività del Consiglio regionale ritorna la prossima settimana.